Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare una Midori natalizia natalizia. Utilizzo sempre la mia stone paper che mi servirà per fare la copertina e che decorerò. Voglio utilizzare questa carta di riso di stamperia con questa bellissima, con queste bellissime stelle di Natale. Poi pensavo di utilizzare sempre di stamperia questo stencil con le note musicali. E diciamo che l'unica cosa farò la Midori leggermente più grande perché all'interno non farò i fogli con la magna carta come di solito, ma per l'interno voglio utilizzare questo quaderno di Ikea, che magari decorerò in qualche modo, però inserirò questo. E quindi praticamente la Midori è stata ritagliata affinché vada bene per contenere il quaderno. Le dimensioni sono 30,5 x 21,5. Detto ciò, procediamo con la realizzazione della mia Midori. Per la parte interna della Midori ho deciso di utilizzare questi due verdi Allegro di stamperia, un verde e un verde prato, perché sono dei colori molto simili a quelli che abbiamo sulle foglie della mia carta di riso.
La midori natalizia è terminata, questo è il risultato finale. Quindi ho utilizzato carta di riso, timbri, stencil e poi degli acrilici per pitturarla in questo modo. All'interno ho utilizzato un quaderno di IKEA, questo qui a righe, che ho decorato con delle applicazioni di carta di un album stamperia di Natale. Applicazioni che ho messo ogni tanto, qui ho inserito una busta giusto per abbellire anche l'interno. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondere più in fretta possibile, altrimenti se volete vi fa piacere lasciate semplicemente un commento. E come dico sempre, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!